Siamo sulla stessa lunghezza d'onda del sindaco in merito all'ordinanza emanata sulle misure da adottare per lo stabilimento siderurgico di Taranto, Bancarelli, Di Gregorio e Di Todaro, in conferenza stampa in rappresentanza del Partito Democratico Ionico, hanno criticato le dichiarazioni e l'atteggiamento dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria. È stato poi forte il richiamo all'unità di intenti sul terreno politico. L'ordinanza, hanno detto, è appropriata perché ha la funzione di attivare un'operazione verità sulla questione emissioni od origine. Inoltre hanno chiesto ai parlamentari ionici la rimozione dei commissari. Non si può decidere il destino di Taranto senza Taranto. Bene ha fatto il sindaco in questo contesto a chiarire con autorevolezza che Taranto deve stare al tavolo perché non è possibile, da mesi abbiamo una trattativa in corso dove Taranto non è considerata, non è più possibile e soprattutto Cosdegno. Rimaniamo basiti dal comportamento dei commissari che da ormai un anno hanno preso in mano le redini dell'amministrazione straordinaria, stanno componendo una trattativa difficile, lo comprendiamo, ma senza considerare Taranto. Questo non è possibile, anzi abbiamo approvato quello che viene detto dai vari parlamentari dei diversi partiti, dal PD anche ai 5 Stelle, penso a Turco, che sostengono quanto detto dal sindaco. E per questo noi chiediamo che oggi è arrivato il momento, dopo le dichiarazioni improvvide, inopportune dei commissari, che ci sia un passo indietro di questi commissari. Buone notizie infine giungono dalla Commissione europea. Taranto è stata ammessa al finanziamento nell'ambito del fondo di transizione per trasformare gli insediamenti industriali da fonti fossili a quelle alternative. Sul punto il Partito Democratico Ionico ha sottolineato il lavoro del commissario europeo Paolo Gentiloni.